Oggi ancora limone e ancora pasta. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina. Reale questa cucina, perché noi cuciniamo veramente tutto quello che cuciniamo, prepariamo, lo mangiamo. E si vede. E si vede soprattutto su di me. No, anche su di me soprattutto. Dai, no, non facciamo allora, così, dai. Dai, su di me, su di te, su di noi. Allora, ragazzi, buongiorno, bentrovati. Oggi condividiamo con voi un video denuncia. Eccolo. Devo fare un video denuncia. Su cosa? Basta comprare questi pesti fatti. Vero. Oggi facciamo un video eccezionale. Mi è venuta fuori in maniera del tutto casuale una pasta buonissima, una sorta di pesto di tonno e limone. Ma per adesso basta parlare, spostiamoci, andiamo a fare la ricetta e dopo vi racconto come è andata. 40 gradi, nessuna voglia di cucinare, organizziamo un pranzo veloce. Oggi un pesto fresco di tonno, con una lattina di tonno, dei limoni, del basilico del mio orto verticale in balcone. Sì. Uno spicchio d'aglio e della mentuccia. Prendo ispirazione da questo pesto di umare che avrei voluto utilizzare oggi e che invece l'ho aperto e ho trovato con questo coso nero. Pensavo che fossero capperi, ma invece no, è muffa ed era perfettamente sigillato. Quindi controllate, specialmente in estate, bene gli alimenti prima di consumarli. Non ve lo diciamo per colpevolizzare l'aria umare, ma per stare attenti. Posso dire un'altra cosa? E quindi mandate a fanculo tutte queste aziende e fate la nostra ricetta! Oh! È vero, fatevele da voi le cose che sono sempre più buone. Adesso vi servirà un frullatore o un frullatore ad immersione. Come prima cosa sbuccio l'aglio, faccio tutto insieme a voi. E allora, e adesso togliamo la lattina e sciacquiamo bene tutti i nostri ingredienti. Ok, io ho la fortuna di poter mettere il tagliere sotto il rubinetto e farvi vedere proprio la mentuccia. Stacco tutte le foglioline, non la laverò super accuratamente perché è la mia mentuccia, quella che sto coltivando, e metto in un recipiente quella che sto coltivando sul mio balcone, quindi so da dove viene. E tutto il basilico. Mi raccomando, quando prendete il basilico, tutte le erbe aromatiche, togliete i ciuffi più alti. Io per esempio prima sbagliavo, toglievo le foglie più in basso, ma questo rovina la pianta, mentre togliendo le foglie più alte voi fate in modo che la pianta abbia nuovi gettiti e che quindi venga rinvigorita e non le farete del male. Ok. Lavo tutti i limoni, sono biologici, anche i vostri devono essere biologici. E voilà, eccoci qua. Con un coltello tolgo proprio la parte superiore della scorza di limone. Mi raccomando, fate in modo che quasi non ci sia il bianco dietro e la spezzettate dentro il vostro recipiente. Nel frattempo mettete a bollire l'acqua salata. Io prendo la scorza di due limoni, ecco qua, lo spicchio d'aglio ne metto uno, se non vi piace eliminatelo, e il succo di un bel limone. Come succo di limone prendo questo perché è molto più succoso rispetto all'altro. Di limone, tonno sgocciolato, io uso quello all'olio extravergine di oliva, voi usate quello che preferite. Quante ne mettiamo, una o due scatolette? Io penso che per tre persone una basta. Sì, questa qua grande. E poi un due cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungo anche una presa di sale.
ci starebbero bene anche i pinoli, ma non li ho. Se voi li avete, aggiungeteli. E prendo anche una manciata di capperi. Io ho questi sotto sale, ora vi faccio vedere quanti ne prendo. Ecco qua, una manciatina di capperi sotto sale. Saranno, ve li conto, 2, 4, 6, 8, una ventina di capperi. Ho cappero. Non metto, ci stanno bene anche le olive bianche, se le avete, io non le ho. È pronto. Adesso frulliamo con un mixer in immersione e se necessiterà del liquido metterò semplicemente dell'acqua per emulsionare. Non necessita, come vedete. Questo farà sprigionare tutti gli umori e gli odori dell'olio essenziale della scorza di limone. Scegliete una pasta corta, vi ho detto che io oggi sono nel arrangiarmi, io prendo dei tortiglioni, ma le pennette ci starebbero meglio. Naturalmente versatele in acqua salata. Ci vediamo tra 10 minuti. E ci vediamo tra 10 minuti. Pasta pronta e scolata, versiamo dentro la nostra salsetta, il nostro, diciamo così, pesto. Io ho messo da parte un po' di acqua di cottura. E questa pasta potete farla sia con la pasta calda, come la stiamo mangiando noi oggi, ma potete farla buonissima anche con la pasta fredda, cioè fate freddare la pasta e mischiate dopo il condimento, addirittura condite così come sto facendo io e poi la servite a temperatura ambiente o addirittura bella fredda di frigorifero. Potete aggiungere anche qualche pomodorino fresco, qualche ciliegino, quelli gialli ci stanno bellissimi col verde, ma anche quelli rossi. Mischiateli, cromaticamente sarà uno spettacolo. È pronta, no, non aggiungerò nemmeno acqua di cottura perché la voglio così bella cremosa. Sì, non è sì, cremosa, ma con la crema ben appiccicata ai maccheroni. Non aspettate, impiattiamo. E buon appetito! Giusta, buona per l'estate, fredda o calda, gustatela come preferite. Ci vediamo dopo le foto per le considerazioni. Ciao! Semplice, veramente anche uno inesperto, un ebete come me, riuscirebbe a fare questa pasta. Ma veramente non l'hai fatta, l'ho fatta io. Ma forse riuscirebbe anche a sbagliare. Bene, comunque è molto semplice, veramente. Quindi provatela ed è buona. E poi avete visto, insomma, la sorpresina che abbiamo trovato in quel pesto pronto. Brutto, capita, brutto. capita, ma quando capita è brutto. Cibi industriali e preconfezionati e processati a lungo capitano anche di ma anche nei cibi freschi. Però quello che è importante è trarre scusate, cioè, che c'è? Eccola qua, vuole arrivare, vuole venire. Allora, quello che vi stavo dicendo è che anche nei cibi, quello che è importante, anche quando ci fa gola un cibo preconfezionato, è importante sapersela cavare anche da soli, avere gli ingredienti buoni, i limoni biologici, un tonno a casa, una dispensina, teniamola sempre, il basilico sul nostro balcone e il pesto è presto fatto. Diciamo che mi sono inventata questa ricetta per dare un freno alla delusione di mio marito, che già pregustava quel pesto e che quasi si stava mettendo a piangere perché una pasta non col pesto mangiare. Veramente tutti quanti siamo capaci a farla, però quando apri il barattolino e trovi la sorpresina ci rimane un po' male. Allora io vado in confusione, lei è una mente creativa e risolve tutto. E abbiamo risolto, abbiamo mangiato una buonissima pasta, provatela era con le pennette o forse meglio ancora con i tortiglioni. No, era buonissima veramente, provatela e poi mi direte, un sapore fresco di limone, ma anche la bontà del tonno, veramente una pasta adatta all'estate, da poter mangiare sia calda, quindi con pasta calda, che fredda,
verrà buona in entrambi i modi. Bene, condividete questa ricetta, mi raccomando, supportateci e mandateci qualche cesto, insomma. E buona estate, proseguite la vostra estate, qui si muore di caldo, infatti faccio i video con i capelli bagnati, se no non potrei altrimenti, ma noi ci rivediamo sempre qua sulle vostre a settembre tavole. Col cuore, ciao a settembre. Cazzo, come dici? Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto.